Buona giornata, popolo rosso nero, popolo del bandito, buon martedì 14 di novembre. Prima delle solite cose, delle nostre pochezze calcistiche, lasciate che dedichi un pensiero a quella bimba inglese, a Indy Gregory. Non capisco. Volevo cominciare il video così, però, con un pensiero a questa bimba che non c'è più. Se vi va, mettete un like al video, molto molto importante per il canale. Iscrivetevi, stiamo andando bene, quindi salite a bordo che c'è molto di cui parlare, molto da raccontare, e la campanella per le notifiche, così ricevete i video, non dovete andarli a cercare. Insomma, momento di salire a bordo, secondo me, non siate pigri. Partiamo quindi con questa rassegna stampa del inizio sosta, della terza sosta. Queste soste sembra che quando arrivino sono un pericolo in ogni modo, no? Sia che le viviamo da primi in classifica, sia che le viviamo da un momento di difficoltà come questo, ci spaventa, almeno a me spaventano. Queste soste mi spaventano perché poi in una situazione così di infortuni a catena, da cui non si, sembra non si riesce a uscire, ecco, c'è il terrore di averne altri. Già siamo col pensiero a questo Milan Fiorentina e Milan Dortmund che già potrebbero essere una svolta per la stagione, magari in positivo, ma magari anche in negativo. E quindi, ad esempio, sapere di affrontare già la Fiorentina al rientro senza Leao e Giroud sicuramente non è un pensiero proprio che ci lascia sereni e tranquilli, no? E poi anche dalla rassegna stampa di stamattina, insomma, vedere che già ci hanno proprio, certo, noi ci abbiamo messo del nostro, ma ci hanno già proprio tolto da ogni ipotesi, da ogni duello oramai Juventus-Inter. Quindi anche dai giornali di oggi, adesso noi avremo questi 10 giorni tutti incentrati su questa partita del 26 di novembre, che a detta dei grandi opinionisti è ormai la partita dello scontro scudetto, no? Noi siamo lì in quel limbo, non siamo stati mai considerati neanche quando eravamo in testa, figuriamoci se ci considerano ora che siamo a 8 punti, a 6 punti dalle prime due. E quindi il giornale rosa ovviamente inizia questa che andrà avanti sicuramente per tutti i giorni di questa sosta, scudetto da maestri, e fa giocare la sfida a due grandi ex tecnici del Milan, a Sacchi e a Capello. E insomma, sappiamo che avremo da assorbirci questa solfa per una decina di giorni almeno. Poi abbiamo Tudor che dice sì a De Laurentiis. Ha accettato un contratto di praticamente di 7 mesi. È molto una scelta molto molto strana, ecco. Io penso che un allenatore di personalità, un allenatore che vuol costruire qualcosa, non può accettare un contratto di 7 mesi. Però probabilmente è più importante coprire magari questo periodo, stare in attività, non so, è una scelta che sinceramente capisco poco da parte di un allenatore, perché denota secondo me già una mancanza di fiducia da parte di chi ti sceglie, e non vedo cosa ci sia di progetto in una. Però, insomma, contenti a Napoli, siamo contenti tutti. Per quanto riguarda noi, vanno sul mercato di gennaio.
David, come si dice, per il Milan. Altri giornali parlano, altri siti parlano del giocatore dello Stoccarda, dell'attaccante dello Stoccarda, insomma qualcosa dovremmo fare. Qualcosa dovremmo fare perché la scelta Jovic fino a questo momento si è rivelata, insomma, dire sbagliata al momento è poco. E insomma, Giroud, che sta facendo grandi cose, Olivier, ha bisogno di un supporto, ha bisogno di... Ora sono proprio curioso di vedere quale sarà l'entità della squalifica, quale sarà l'entità della squalifica, e poi di vedere se lo stesso metro, la stessa rigidità usata dall'arbitro ha visto la stessa rigidità sulla protesta di Giroud sarà usata anche per altri, ma qui la risposta, almeno io penso già di saperla, penso che la sappiate anche voi, non sarà usata per altri la stessa rigidità. Vediamo se calcheranno la mano, se approfitteranno di questa possibilità, se tenteranno di affossarci definitivamente dando magari 3-4 giornate a Olivier Giroud, e ovviamente questo implica che noi a gennaio comunque lì dovremo fare qualcosa, lì dovremo andare a operare, vedremo quali saranno le risorse messe a disposizione di Moncada, e però qualcosa bisognerà farlo. Adesso concentriamoci su Fiorentina e Borussia. Vediamo se in settimana, io mi auguro proprio che in settimana si decida che strada prendere. Sapete che io non sono perché si prenda una strada decisa e si faccia chiarezza soprattutto sul discorso infortuni. Poi da lì vedano loro come ripartire, se per loro sarà sufficiente inserire Zlatan con quali compiti, poi lo vedremo. Vedremo in quale modo potrà operare sul campo, cioè io mi riferisco a Milanello quando dico sul campo. In quale modo potrà rapportarsi con i giocatori, in quale modo, insomma, dovremo capire in che modo Cardinale avrà intenzione di usufruire del supporto di Ibra. Io credo che qualcosa serva, anche se la cosa più importante, la cosa che mi fa proprio male è il fatto di vedere una stagione andare in negativo dopo che era partita bene, per veramente una serie di infortuni che ha dell'incredibile e del clamoroso. È una cosa che veramente è un peccato per tutti, è un peccato per i giocatori che insomma, quelli che non giocano perché si infortunano, non riescono a dimostrare ciò che valgono, quelli che giocano perché hanno la fortuna di non essere infortunati accumulano minuti nelle gambe o poi o non rendono o si infortunano loro stessi, quindi diventa veramente un circuito vizioso, un circolo vizioso che ci sta facendo iniziare questa sosta veramente in una maniera difficile, 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 perché i 4 punti soprattutto buttati tra Napoli e Lecce, partite che si potevano tranquillamente condurre in porto con una vittoria,
e appesantiscono tutto, appesantiscono. Io, più ancora della partita con l'Udinese, sono quei 4 punti lì che ci rendono questa sosta veramente fastidiosa, fastidiosa più di quello che già è il fastidio che proviamo di solito quando arriva questo momento, il momento delle nazionali. C'è qualche novità, qualche voce sul Cinesino di Viale Padova, sul Bruce Lee di Viale Padova. Per il momento sono ancora voci, quindi aspettiamo che arrivino conferme, ma qualche voce inizia a girare. Ci aggiorniamo perché su questo argomento probabilmente ci torneremo in giornata. Io vi auguro una buona mattinata e ripeto, ci aggiorniamo a oggi pomeriggio anche per vedere se c'è qualche novità su Zlatan. Se vi va mettete un like al video, iscrivetevi al canale e campanella per le notifiche. A dopo, ciao!